Stai parlando seriamente? Vorresti davvero farlo portare in Sudafrica? Certo, in una clinica che assiste pazienti in coma a Città del Capo. Signora Salfeld, le assicuro che anche qui da noi suo marito troverà un'assistenza adeguata. Non si tratta soltanto di questo. E di cosa allora? Dopo quanto è successo mi sono resa conto che non posso più lasciarlo qui. Sembrava fosse sua la firma su quel fax. La prego, è inutile discutere. Desidero che la degenza di mio marito sia tranquilla. Quando è così dovrebbe evitare di muoverlo e tantomeno di costringerlo a un viaggio di 11 ore. Qui non guarirà, ne sono sicura. Come medico non le consiglio di spostarlo, ma spetta a lei decidere. Significa che acconsente al trasferimento. È libera di portarlo dove vuole. Katarina, pensaci ancora, per favore. E se peggiorasse, il viaggio è troppo lungo, non è il caso di metterlo in pericolo. Questa è l'unica chance per Alexander. Senti, lui qui alla sua casa, alla sua famiglia e ha bisogno di noi adesso. Anche tu sei contro di me. No, non è affatto vero. Laura, non ti immischiare. Sono io la moglie di Alexander e devo decidere anche per lui. Capisco di darti un grande dolore portandolo via, ma è per il suo bene. Katarina, ascoltami. Se sono io la causa di questo trasferimento, ti prometto che d'ora in poi non verrò più a trovarlo. Ormai la decisione è presa, Laura. La clinica a Città del Capo è migliore di questa. Anche tu vuoi che Alexander guarisca il più presto possibile, no? Sì, certo, ma se gli succede qualcosa durante il viaggio? Ti assicuro che avrà quello di cui ha bisogno. L'aereo su cui voliamo è attrezzato per ogni evenienza. Quindi hai già organizzato ogni cosa? Sì, partiremo fra un giorno o due. Stiamo solo aspettando che ci diano la conferma definitiva. Lo sai che lui non vorrebbe. No, non avrebbe niente in contrario. Il battito cardiaco è regolare, non c'è pericolo. E se la situazione dovesse peggiorare? Succederebbe comunque. Ti prego, sta tranquilla. Quando pensi di tornare? Non te lo so dire. Guarire presto. Sarai sempre nei miei pensieri. Ti accompagno fuori, Laura. Alexander non avrebbe voluto andare a Città del Capo. Lui sarebbe rimasto qui. Katarina pensa che portandolo là guarisca. Ha paura per lui come ce l'ho io. Ma il viaggio è lungo, potrebbe essere pericoloso. Il dottor Löwenstein ha consentito il trasferimento solo perché non poteva fare altrimenti. Al più tardi dopodomani Alexander sarà partito. E io non ci devo pensare. Se non lo rivedessi mai più. No. Ne parlerò con Robert. Bisogna fare qualcosa. Immagino che anche Robert sia preoccupato per Alexander. Tu come stai, Laura? Ah.
Sto pensando a come far cambiare idea a Katarina, ma non mi viene in mente niente. Senti, e se avesse ragione lei? Se per Alexander la soluzione migliore fosse andare in Sudafrica. Che cosa intendi dire, scusa? Che probabilmente verrà curato meglio. Magari là potrebbe avere più possibilità di guarire. Guarda che non vuole andare via da qui. E tu come fai a saperlo, visto che è in coma? Ascolta, Laura, Katarina avrà pure i suoi buoni motivi se ha preso una decisione così pericolosa per uno nelle sue condizioni. Lei vorrebbe soltanto portarselo via, nient'altro. Mettiti al suo posto per un attimo. Ragiona. Se ha un lavoro a tempo pieno al Fürstenhof, spiegami come fa ad occuparsi anche di un malato. Sarei davvero curiosa di sapere da che parte stai. Da nessuna. Ma se Katarina ritiene di dover portare Alexander in Sudafrica, ha il diritto di farlo. È pur sempre sua moglie. Questo lo so. Certo, nessuno glielo contesta. Ne sei sicura, Laura? Perché me lo chiedi? Perché a volte ti comporti come se fossi tu sua moglie. Lars non mi capisce. O forse è soltanto un po' geloso. Mi occupo più di Alexander che di lui. Qualsiasi altro uomo si lamenterebbe, ma Lars mi ama. Sono contenta di averlo accanto e non voglio perderlo. Spero tanto che tu rimanga qui. Città del Capo è così lontana. Chissà quando potrò venire a trovarti. Alexander, non so davvero che cosa devo fare. Se accettare la decisione di Katarina oppure lottare perché tu rimanga con noi. La mia vita sarà triste senza di te. Ero abituata ad averti sempre vicino. Alexander, ti prego, ascolta. Prova a stringere la mia mano solo un po'. Non ci riesci, vero? Chissà, forse non mi senti nemmeno. O magari non vuoi rispondermi. Non sono stata sincera con te. Avrei dovuto dirti da molto tempo che è Alfons il tuo vero padre e non Werner. Ma temevo che una simile notizia avrebbe diviso per sempre la nostra famiglia. Dammi una chance per rimediare ai miei errori. Quando ti risveglierai, ti racconterò ogni cosa. Perdonami se ti ho mentito.